Calcoli di rotta. Robert Bruce nel 1828, a 30 anni, era comandante in seconda della nave che faceva la traversata tra Liverpool e St. John nel New Brunswick. Una mattina Bruce scese nella cabina del capitano per fare i calcoli di rotta. Nella cabina non c'era il capitano, ma scorse uno sconosciuto che scriveva qualcosa sulla lavagna. Bruce si spaventò e, invece di chiedere spiegazioni allo sconosciuto, corse sul ponte per avvertire il capitano che nella sua cabina v'era uno sconosciuto seduto al suo tavolo. I due ufficiali insieme scesero nella cabina dove non c'era nessuno, ma sulla lavagna appariva questa frase: «Fate rotta a nord-ovest». Dopo che il comandante si convinse che nessuno aveva cercato di burlarsi di lui, diede l'ordine di volgere la rotta a nord-ovest. Verso le 3 la vedetta avvistò una nave rimasta incastrata in un iceberg. I viveri e l'acqua erano ormai esauriti e l'equipaggio e i passeggeri erano stremati. Il Bruce salì a bordo della nave e riconobbe in uno dei naufraghi l'uomo che 3 ore prima aveva visto seduto al tavolo del capitano, intento a scrivere sulla lavagna. Il capitano invitò il naufrago a scrivere su di un foglio le parole «Fate rotta nord-ovest» e le due scritture risultarono identiche. Il naufrago non aveva il minimo ricordo di avere già scritto quelle parole sulla lavagna, ma il capitano della nave naufragata affermò che quel passeggero, poco prima di mezzogiorno, era caduto in un sonno profondo e, svegliatosi poco più di un'ora dopo, gli aveva detto: «Capitano, quest'oggi saremo salvati», spiegando di essersi trovato su una nave che si dirigeva verso di loro. Il caso di Robert Bruce è stato raccontato e studiato, e di nuovo raccontato più volte. Come si spiega? Commento. Con la bilocazione, ma attenzione, la bilocazione non può essere spiegata dalla mente.